Ok, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono TonyGamer17 e oggi vi aiuto a risolvere l'errore di Epic Games Launcher. Quindi avete cercato questo video su come risolvere l'errore del programma perché non si avvia. Quindi oggi vi aiuto e vi spiego tre semplici passi su come risolvere questo errore. Ok, iniziamo con schiacciando il tasto Windows, quindi il tasto con il logo di Windows più R, e scrivete percento app data percento, oppure facciamo semplicemente esegui, ecco, in questo modo, però con gli shortcut facciamo subito subito. Quindi allora scrivete percento app data percento, ok. Poi andiamo su app data local, cerchiamo la cartella Epic Games Launcher, eccola qui, save, eccoli qua. Allora, cancelliamo questa cartella, esatto, in questo modo. E vediamo se si avvia adesso Epic Games. Perfetto, Epic Games si è avviato subito subito cancellando quella cartella. Ora chiudiamo di nuovo. Se non dovesse funzionare quel trucchetto, allora facciamo direttamente così. Allora andiamo sulla nostra connessione internet, quindi apri impostazioni rete e internet, wifi, mostra opzioni scheda. Andiamo sulla rete che stiamo usando. Io sto usando questa proprietà e andiamo sul protocollo internet versione 4 TCP/IPv4 e proprietà. Ecco, e scriviamo utilizza i seguenti indirizzi server DNS. Quindi ragazzi, scrivete come faccio io: 1 1 1 1 e poi 1 0 0 1. Ok? Ok, perfetto. E facciamo chiudi e vediamo se si avvia Epic Games Launcher. Perfetto, si è avviato anche con questo trucchetto. Ora passiamo al terzo trick, quindi terzo passo, come volete chiamarlo, per risolvere questo errore. La home funziona, la biblioteca, tutto funziona adesso. Tutto. Perfetto. Ok, download, impostazioni, c'è tutto. Ok, e chiudiamo Epic Games. Chiudi, perfetto. Poi andiamo un attimo sul Microsoft Store. Allora, scriviamo touch VPN. Ottieni. E lo installiamo. E lo avviamo, ok. Ok, ora ci connettiamo alla rete. Perfetto, e adesso avviamo Epic Games Launcher. Perfetto, allora con tre semplici passi siamo riusciti ad aprire Epic Games tre volte. Se non dovesse funzionare, cercate di disattivare l'antivirus, quindi possiamo anche fare un breve tutorial anche adesso. Quindi vi spiego come disattivare l'antivirus adesso, subito subito. E intanto chiudo tutto qua, non mi serve più niente.
Aspettate, così almeno vi faccio capire una cosa. Chiudi. Bene, allora. No, sulla. Eccolo qua. Perfetto, eccolo qui. Chiudi un attimo file, opzioni, no, allora questo devo fare, eccolo qua, e mettete disattivato e avete disattivato del tutto sia Windows Defender Firewall che vabbè sono ormai uniti questi due, quindi avete fatto, avete disattivato l'antivirus, sbagliato di nuovo, disattivato, consenti, vabbè, lasciate stare connessione in entrata e in uscita e cercate di disattivare solamente l'antivirus. Ok ragazzi, bene, ok, facciamo così allora, facciamolo direttamente disattivato, applica e apriamo Epic Games, vediamo. Errore di connessione. Ok, qualcosa non va. Riproviamo. Perfetto, si è avviato. Quindi ragazzi, l'antivirus non è la causa, quindi non ci fate caso. Quindi possiamo anche chiudere il pannello per l'antivirus. E quindi i semplici passi che vi serviranno sono quelli tre che vi ho spiegato, ok? Bene. Quindi grazie a tutti per questa visione, noi ci vediamo ad un prossimo video, quindi lascia like se sei arrivato fino a questo punto del video, ti ringrazio moltissimo e ciao a tutti. Ciao. Non scappare, fermo. Mi raccomando, iscriviti al mio canale con tanti tutorial tech e soprattutto tutorial su come scaricare qualsiasi programma con la chiave, craccato, come volete voi, qualsiasi cosa, anche effetti sonori se vi servono per fare, non so, video, progetti per la scuola o progetti cinematografici e niente. Quindi iscriviti al mio canale, seguimi anche su Twitch, lo troverete in descrizione, il mio canale e niente, anche gameplay del retro gaming. Molti video buffi, soprattutto su Rainbow Six, che adesso ho avviato questo mio progetto. E niente, quindi grazie a tutti e grazie a tutti per la visione. Sì, veramente, grazie a tutti per la visione. Quindi ciao, ciao a tutti.